pizzeria, saccia che la gomma aspetta. Guaglione lo sistema, muovo si sta matta cosa. Piezza via, è meglio a te ne fierro, a pennone rosa. Vado ma sta carcerata, solo un megaso. Lieve cioè mana quella che chi lo me frat. E mi fa malo coro, sei pure tu. Non ci vaga a scuola, no ma non ci vaga a chiù. A chiappa una caiola con un chile fu. Marmo sta fuori, non lo posso fare chiù. Non ti preoccupavo io, c'è sto mare fuori. C'è sto mare fuori, c'è sto mare fuori. La rete sbarra sotto cielo, c'è sto mare fuori. C'è sto mare fuori, c'è sto mare fuori. Sono in carcere, fuori c'è il mare. È un po', cioè, una roba tipo Alcatraz, capito? Pazzesco. Alcatraz è una roccia, sì, in mezzo alla baia di San Francisco, e tutto intorno c'è la bellezza del Golfo di Napoli o del Golfo di San Francisco. Lì sono, e tu sei a Nisida, se non sbaglio, una cosa sì, del sì, genere. Sì, 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 a Nisida. State ascoltando Radio DJ, la state ascoltando magari da un mezzo alternativo rispetto a quello che abitualmente usate, cioè non siete in ufficio, magari non siete a casa, siete in macchina, vi state spostando. Sappiate che dovunque voi andiate, noi vi seguiamo fedeli fedeli, sì, come noi un cagnolino. Siamo lì. Bravissimo, noi siamo seduti lì, dietro. Vuoi spiegare a un signore o una signora che non hanno figli, sì, che non hanno figli, sì, perché abbiamo messo questa canzone, insomma, cosa al di là della sua, sì, insomma, gradevolezza. Sì, lo spiego con cosa tutta la superficialità, sì, che posso, sì, mettere in campo, sì, visto, sì, che, sì, non, sì, sono esattamente in target con, sì, con, sì, la serie. È la sigla, giusto, Alex? Sì, sì. Di una serie, di una fortunatissima serie televisiva che devo dire è cresciuta in maniera molto molto graduale. Bravissimo. Perché quella che c'era in onda fino a poco tempo fa era la terza stagione, ok? Una cosa del quindi genere. Vuol dire che sono almeno 3 anni che è in circolazione. Certo. Che esistesse, io non ne sapevo nulla fino a pochi mesi fa, e forse il grande successo è arrivato quando in contemporanea la televisione l'hanno guardata in tanti, è passata, diciamo, da Mamma Rai anche a una piattaforma di streaming, sì, come Netflix, sì, sì, e le sue canzoni hanno cominciato a diventare virali. Insomma, esattamente. Tutta questa cosa che si è incrociata, non so per merito di chi e chi ha fatto la prima mossa, ha fatto sì che diventasse un fenomeno. Un grande fenomeno, sì, un grande fenomeno. Pronti a cominciare? C'è la sigla. Buongiorno! DJ, chiama Italia. Ovunque, ovunque sei, ti raggiungerà. Anche in vacanza. Grazie alla radiofrequenza. Che arriva. Quei belli busti di Linus e di Nicola, supportati da Matteo Curti e Farolfi, rallegrano tutti da Cortina d'Amalfi. Oh yes. E non ti passa la voglia, ma va, di ascoltare DJ chiama Italia. Impossibile. La trasmissione DJ chiama Italia.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno. DJ Cam Italia, che è una specie di racconto a puntate, no? Prima parlavamo della fortunata serie Omar Four, che appunto dopo tre stagioni è esplosa in maniera definitiva. C'è una piccola crescita delle cose, no? Quando sono giovani, quando sono fresche, e poi pum, diventano proprio. Sì, noi in questa metafora siamo beautiful. Cioè un racconto. Togli la metafora, noi siamo beautiful. Noi siamo beautiful proprio come aggettivo, ma è un racconto che dura da una trentina d'anni, parecchio. 27 anni. Siamo un po' beautiful e un po' sentieri. Beh, anche, però insomma, com'è, come non è, nonostante le macumbe e i voodoo delle altre radio, noi siamo. Sì, stavo notando che peraltro le macumbe colgono sempre me. Mica non vorrei. E io vorrei sapere per. Ieri pensavo, no? Ho raccontato poi su Instagram della mia strana mattinata di ieri, di cui per fortuna mi sono accorti in meno di quanti io pensassi. Certo. Sinteticamente, l'altro giorno mi sono fatto male un pochino correndo, mi sono strappato un polpaccio, cioè non è che me lo sono strappato. Strappato un polpaccio vuol dire che lo stiri talmente forte che si crea una piccolissima lesione. Quindi è uno tecnicamente stiramento strappo. Domani vado a fare l'ecografia, quindi non è ancora certificato. Di sicuro il tendine è a posto. Non so se mi sono fatto male al soleo o al gastrocnemio. Però sono dei piccoli muscoli che stanno intorno al polpaccio nella parte bassa. Ma questa è la stupidaggine. Siccome l'altra sera ero dolorante e anche un pochino depresso, per andare a dormire ho preso un Voltaren e ho preso una pastiglia di Tavor che era in casa, non so, avanzata da quale avventura degli anni passati, ma era ancora buona, l'ho presa. E ieri mattina la maggior parte delle persone non se ne è accorta, ma io ero completamente rincoglionito e quindi ho scritto questa fino cosa fino a un certo punto. Poi ti ho fatto un caffè dei miei, quello di Aldo Rock, mi ha risvegliato il caffè di Aldo Rock, la cosa divertente è stata che i commenti alla cosa che ho scritto erano: no, tranquillo, andava tutto quanto bene, no, in effetti è vero, ci siamo accorti che eri un pochino ubriaco, ma soprattutto è partita tutta una cosa che poteva essere scritta da te, nel senso che aveva a che fare con quelli che hanno grande confidenza con i farmaci. Certo, no, io non avrei mai scritto o preso un Tavor, ma infatti io l'ho scritto con un po' di superficialità, ma guarda, e me ne sono pentito. Sei veramente candido con la buon'anima di Cannavò. Non lo scrivo più e soprattutto non lo prendo più, perché gli effetti collaterali sono abbastanza. Comunque devo dire che ieri eri buono, quindi dormire ti fa bene. Sì, la sedazione, la benzo del giorno prima. No, essere riposati fa essere comunque i nervi distesi. Non so come dirti, poi se uno ne ha bisogno e il medico o il, come si chiama, neurologo, lo psichiatra lo prescrive, quello è un'altra è un altro paio di maniche. Ma fatto come cosa fai da te è sempre un cattivo affare. Sì, hai ragione. Cioè, hai ti devi fermare alla Valeriana. Sì, ma non so neanche perché in casa mia, forse c'è ancora da quella volta in cui mi hanno operato la schiena, e forse era l'unico modo per riuscire veramente a dormire. Vale solo in un'occasione. Io mi sono dato questa regola, ma sempre d'accordo col medico: il viaggio aereo lungo. Allora lì fa anche proprio da tranquillante. È quello. Perché comunque tu, se ti viene un attacco di panico. Perché ve l'ho raccontato? Ah, ecco, perché abbiamo detto prima, nonostante le macumbe degli altri, che arrivano sempre a te. Stamattina pensavo, ma quante cazzo di volte mi sono trovato per radio a raccontare di essermi fatto male, di essere stato operato, di aver fatto una. Abbiate pazienza, è l'effetto collaterale di essere qui da tantissimo tempo. Ognuno ha le sue, ma poi tendi proprio di, cioè anche quando eri piccolo già tendi, sei uno che si spacca. Io avevo le ginocchia sbucciate, segni particolari, ginocchia e gomiti. No, però stamattina ho la calza contenitiva. Oh madonna. Che per infilarla quella calza color carne con quel polpaccio imponente, un polpaccio incredibile, gigante, ti è trasuta. Per infilarla sembrava Sofia Loren con Mastroianni che ululava sul letto. Hai messo il borotalco, amore? No, l'ho fatto con le mie manine. Però ieri pomeriggio al negozio di sanitari. No, non sono andato, ho mandato Carlotta perché io facevo finta di stare malissimo a casa. Guarda, l'ortopedico mi ha detto che devo mettere la calza contenitiva, così. E allora il commesso le dice: chieda a suo marito per cortesia, chieda
a suo marito per che cazzo ridi? Madonna, chieda a suo marito per cortesia di misurarsi la caviglia e il polpaccio. Allora io ho preso il 100 di caviglia. Ho preso il metro da Sarto e ho controllato caviglia 24, polpaccio 37. Ah, no. E dall'altra parte ho sentito ma che cazzo è la copertina degli Elio? sì. Vabbè, tutto è bene perché finisce bene. Un abbraccio a quelli che invece cosa farebbe, perdona, questa calza? No, sono serio, cosa farebbe? Cioè, qual è? Mica faccio l'ortopedico. Ma perché ti ha detto? Lui te l'avrà detto il dottore. Ma no, lui mi ha detto comprala, mettila, io eseguo. Basta, come zitto. Un soldatino. Credo nella mia testa che tenga compatte le fasce muscolari e faccia in modo che guariscano un pochino più velocemente. Perfetto. No, velocemente altrettanto invece un pensiero a quelli che non stanno bene sul serio e per una volta anche al cavaliere, insomma, certo, che come sapete è in un momento di grandissima difficoltà. E anche banalmente un saluto a un nostro amico musicista, certo, che abbiamo avuto il piacere di avere spessissimo qui in radio, che si chiama Stromae, che ha ancora una volta annunciato di dover rinunciare a suonare per problemi legati alla sua salute. Chi dit étude dit travail, chi dit taf te dit les thunes, chi dit argent dit dépense, chi dit crédit dit créance, chi dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, chi dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, chi dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, chi dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, chi dit fatigue dit réveil. Encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Et cela c'est tous les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Il primo grande successo di Stromae. Sono andato a guardare questa mattina, sì. Giuro che stavolta non ho preso niente. E su Spotify quali sono le sue canzoni più popolari in giro per il mondo. Uh-huh. E questa è prima con anni luce rispetto alle altre. Io pensavo magari che fossero cose più recenti, un po' più pop. Invece questo pezzo, che è anche un pezzo alla fine dance, insomma, un pezzo un po' da DJ. Sì. Perché alla fine lui è partito facendo questo, no? Il DJ addirittura? Ma sì, il DJ produttore, faceva anche un sacco di video su YouTube in cui spiegava come usare la console, come usare il mixer. Era una cosa molto tecnica. Grande. All'inizio la sua popolarità. Canzone che ha avuto un grande successo quanti anni fa? 10 almeno. Sì, 10 o 12 anche. 2014, no? 2015, era quando faceva To Le Mem. Sì, lo ricordo, ma quello era già, venne a era già una caso, cosa un quindi po' più 10 anni fa. Un po' più pop. Scusa, mi vedi distratto, Linus? Perché, un pochino. Perché sto facendo una delle mie cose preferite. Ma anche la mia, allora. Una grande, però devo dire non mi ha dato tanta soddisfazione. Attenzione. Che cosa? Mettere Rimini su Google, sì. Rimini,
schiacciare invio, e poi mettere trova indicazioni, schiacciare invio, e sì, mi dà la strada da Milano con a Rimini. Con i pallini rossi. Con i pallini rossi. Non ho tanta soddisfazione. Perché è ancora presto. Non c'è tanto traffico. Vedrai alle 5 di non oggi pomeriggio. Non c'è tanto traffico. Però l'Italia è in movimento. L'Italia è in movimento. Beh, sono segnati in tempo reale. Certo. E allora vuol dire che stanno... Bene. Però bene. Tu adesso gli hai detto che non c'è ancora traffico. Quindi tutti quanti tutti si metteranno partono, in macchina. Tutti partono. E alla fine sarà... Ora delle 11 e oddio, mezza. Oddio, 4 ore. Me lo giudichi un tempo accettabile? No, 4 ore vuol dire che c'è molto traffico. Intenso. Io che sono un professionista della Milano Riccione, della Milano Riccione. Poi Rimini hai detto neanche Riccione. Rimini. Dai, io metto Rimini per comodità. No, è quello che si chiama traffico intenso, ecco, destinato ovviamente a peggiorare. No, tornando per un secondo invece a Stromae e a questa canzone famosa, quando una canzone diventa un modo di cantare anche per la gente di strada, vuol dire che è veramente diventata un successo. Se c'eravate a Radio DJ in quegli anni, forse vi ricorderete di questa versione. Banana, ci sei? Voglio sentirvi! Ma sono quattro cristiani, Linus, non è che... No, 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 no. Voglio vedere tutta la gente accoppiata! Accoppiata? Accendete i motorini! Allora dance! Allora dance, è giusto, giusto. Siamo qui nella piazza di Bonola, dove fanno il mercato! Dove fanno il mercato? Ma non ce ne freghiamo! Ma perché? I cinque sono, è un video allora in cui sono i cinque. Ragazzi! Grande. Allora dance. Allora dance. Ma guarda che questa qua è stata una grande occasione sprecata, perché era troppo avanti. Era un po' avanti. Era troppo sì, avanti. Se questa cosa l'avesse fatta adesso su TikTok, questa faceva milioni questa faceva di visualizzazioni. Spaccava. Ti dico di più, amica di Ceri. Fai che è qua dietro. Che è ancora qua. Fai ancora in tempo a ripubblicarlo, sì, su TikTok. Sono d'accordo. Che secondo me spacca. Un perché contenuto tanto il vintage. Paesaggio di Bonola non è che sia cambiato molto. No, quello è il centro commerciale, è rimasto lì. Commerciale. Basta continuarsene a fregare, certo, e si torna lì. Giusto, noi ce ne freghiamo. La calza contenitiva aiuta la circolazione e quindi agevola la guarigione. Esatto. Dicono anche che è per i trombi, per evitare che ci sia. Sì, ma quindi trombare no, non c'è. No, so che hai dei messaggi vocali. Sì. Certo che ci siamo accorti. Siete stati lì mezz'ora a controllare i nomi che avete in rubrica e le associazioni fra nomi e quantità di riferimenti. Caspita, qui è difficile. Parla del programma di ieri mattina, sì, in cui che ha avuto un momento psichedelico, diciamo. È vero. Quindi sul quale stenderei un ragazzi velo. Voi dovete mettervi nei nostri panni, cioè noi ogni mattina per 2 ore dobbiamo inventare di sana pianta, certo, qualcosa, certo, che vi faccia anche sorridere, certo, contando anche che la maggior parte delle cose che potevano far sorridere sono già state dette da quelli che sono arrivati prima di tra noi l'altro. E prima di noi non c'è un programma, ce ne sono tre, tre programmi. Sono Andrea e Michele, c'è il chiaro trio, c'è Fabio, quindi ogni tanto se diventiamo un pochino psichedelici, come diceva Nicola, certo, ci può anche stare. Quindi non racconto del fatto che mia moglie ha paura di quella specie di gambaletto nero che copre il gesso. E lo devi contestualizzare però. Ah, lo devo contestualizzare. Se parti stiamo... da zero. No, perché stiamo parlando di ok, di... se parli di sanitari. Di sanitari, stiamo parlando di sanitari, di sanitari calze. Sanitari intesi non come water o lavandini, no, o bidet, no. Negozi di sanitari. Esatto. Come si riconoscono i negozi di sanitari? Dalla per il vetrina. Buon umore che ti mettono passandoci, sì, davanti. Il grigiore, beh, della vetrina. E vabbè, poveretti, non è che sono fatti per farti star... cioè, sono fatti per farti star meglio. Però... Sì. Ma si rivolgono a quelli, sì, che non stanno bene. Io sono un grande frequentatore di quei negozi. Lì cosa vengono? Non me li toccare. Le stampelle, il gambaletto. Ma sai quante stampelle ho comprato in vita mia? Davvero, io. Eh? Poi le ho prestate a qualcuno che non me l'ha più riportate, ma questo è un grande classico. Anche qualche busto e soprattutto sì, busti, negli anni 70, 80, 90 c'era Busta Rhymes. Busta Rhymes, bravissimo. Negli anni 70, 80 c'era questa specie di scarpa, scarpone nero fatto di lana cotta nera. Ma sai perché è sparito? Perché io ho la sensazione, ma perché che la gente non si ingessa più. Non si ingessa più. Non così, cioè io non ho più visto gente col gambone da quello, linguine alla caviglia. Bravo, quando uno cadeva con gli sci, gli ingessavano la gamba e ingessavano anche il piede per evitare che lo muovesse, quindi desse fastidio. Sì, firme allora, sul gesso, quel quella piede cosa lì dovevi appoggiarlo per terra per evitare che si sporcasse. Sì, l'acqua, no? Mettevano il piede dell'elefante. Il piede dell'elefante, una scarpa, una sola. Beh, giustamente. Due, resta anche l'altro. Sì, è una protezione di lana cotta con le stringhe. Con le stringhe. Nera.
per la quale Manuela era terrorizzata. Cioè lei, tua moglie. Lei aveva paura fisica, lei da bambina sì, aveva, vedeva questo la capisco. Una volta che... perché lei è stylist e quella lì è brutto. E beh, è oggettivamente cosa, oggettivamente più brutta che possa capitare. È il simbolo di una cosa che stai male, allora sì, la ripeto, cioè brutto. Poi è nero, di sì, un nero brutto, di un nero profondo. Beh sì, ragazzi, quindi... dall'alto della mia pluriennale esperienza vi auguro di stare sempre bene. Per carità, ma te ma cos'è? Ricordati che devi morire. Maranna, ragazzi. Comunque ho capito cosa regalarti per Natale. No. Il doppio vate. No. Cos'è no, il doppio vate? È una tavoletta alta. Strade piene, la folla intorno a me mi parla e ride e nulla sa di te. Secondo fa io vivrò con te e perché si usava quei tempi lì un po' Tony Dallara, no? E io vivrò con te, come se avesse uno dietro che la spinge, esattamente come le barzellette di Elio e le storie sì, tese, no? Quando le facevamo raccontare a Claudio Bisio e uno da dietro lo stava scuotendo. Allora attenzione, puntualizzazione ortopedica: io gambone e braccione di gesso come oggi le comiche, si ingessa ancora, si opera e poi si ingessa se è proprio indispensabile. Lucianina Litizzetto, caspita, Erone, povera, una qualunque, no, tra l'altro illo tempore, non adesso, no lei si è fatta male sul serio un paio d'anni fa, evidentemente sì, c'era due bisogno anni che fa, si due anni fa che sì, rimanesse sì, tutto quanto sì, blindato. Intendo, mi rassicuro che non sia una cosa di adesso. No, l'ho vista settimana scorsa, ricordo, gode ottima cioè, salute. No, a proposito di ingessature un po' esagerate, se nella corsa io ho avuto un po' di problemi è per due motivi: uno, che sicuramente ho esagerato la quantità di chilometri sì, corsi; l'altro è che non sono esattamente in asse, come si suol dire, sì, ok? Ho una postura un pochino... Ho come un sospetto di rigidità, no, non che no, non mi no, riguardi, no, eh. No, per carità, quella è connaturata, ma poi ho un problema di postura che è legato a un infortunio di molti anni fa. Sì. Forse la prima volta che mi sono fatto male sul serio, mi sono rotto il menisco, ok? Il menisco che cos'è? È una specie di piccola... è un'unghia. No? Sì. Cartilagine, un ossicino è l'equivalente, guarda, della rondella per un meccanico, no? C'è il bullone e c'è il dado, ok? Tra il bullone e il dado sta quella cosa lì, sì, rotonda, sì, che si chiama rondella, che serve per, diciamo, fare un po' da ammortizzatore fra le due cose, no? Sì. Il menisco fa questa cosa fra la tibia e il ginocchio, insomma. Quando si rompe, adesso fanno un intervento in artroscopia, fanno due piccolissimi buchini, te la riducono, a sì, volte se è completamente distrutto lo ricavano, te lo tolgono. Però per farla breve, se ti operi di menisco adesso,
vai a casa con le tue gambe. Sì, sì. Okay? Un tempo ti sbragavano. Un tempo ti facevano un taglio, ed è quello che hanno fatto a me. Dopodiché mi hanno ingessato dall'inguine fino alla caviglia per un mese. E non eravamo nel 1700, eravamo nel 1989, credo. Ed è per colpa di quello che adesso sono ancora tutto storto. Città vuota di Mina, canzone che lei ha cantato nei primissimi anni 60, forse il suo primo grande successo insieme con Tintarella di Luna, ma che era una cover. The streets are crowded. Le strade sono affollate. Gente che corre da tutte le parti. È esattamente il contrario. Comunque, questa era quella originale, uscita 5 anni prima. Sul mercato americano. Mina, allora, scusami, mi ha colpito moltissimo, l'ho appreso adesso. Ha iniziato nel 58 la sua carriera. Beh, ma era super giovane. Giovane, 58, super giovane. 59. Anche Celentano, le prime cose sono 57, 58, ma veramente molto, molto giovani. Era un po' come i trapper di oggi, no? Sì, dei pionieri di un genere. A 16 certo. anni. Le code ci sono comunque, altro che. Volevo avvisarvi che la tangenziale ovest è già in colonna verso Bologna da stamattina alle 8. Bene, ecco. Bene, io mi sento già più tranquillo, perché qual è il coso? È sentirsi al sicuro. Noi qua, rimasti in città... Sì, diciamo che abbiamo fatto una scelta di cui rischiamo di pentirci, no? Cioè non andare in vacanza e rimanere in città. L'unico modo per consolarci in questo caso... Esattamente. Le uniche due cose che ci possono consolare sono... Sperare che nei posti di villeggiatura il tempo sia brutto, sì, ma non succederà. Sì, avete capito bene, godere delle vostre disgrazie. Godere delle vostre disgrazie. E l'altro, che ci mettiate un po' di sì, tempo per raggiungere, sì, questi posti. Ebbene sì. Code anche a Reggio Emilia, eh? Sono in coda da Milano alle 7 per Bologna e non sono ancora arrivato a Modena. Il traffico c'è, altro che... 4 ore. 4 ore. Ma questo non è ancora arrivato a Modena, capito? Dalle sono 7. Più di 4 ore. Senti lui invece. Alla fine. Buongiorno ragazzi. Ciao. Io vi smentisco invece. A Cervia c'è un fiume di gente e sta arrivando un fiume di gente. Sì. No, perché tutti i giornali locali delle varie località turistiche dicono che tutti gli alberghi sono pieni ed esauriti. Sì, sì. Quindi qualcuno dovrà andare alberghi a riempire. Alberghi o hotel, scusami, perché... Ma io sono di Milano, dico albergo. È una discussione... No, sai che cosa? Siamo arrivati a questa conclusione ieri, sì, a cena, sì, abbiamo, sì, parlato, ah, di questo, cazzo, interessante. Abbiamo capito che tu non sei di Milano per questa cosa, tu sei meridionale. Perché no, allora se la devi dire, dilla fino in fondo. Dite, sei un Terù. Io sono di giù. Sei di giù. Sono della bassa Italia. Sei di giù della, okay, bassa Italia. Quindi Giulia in bassa Italia si dice albergo. Ok. Noi qua su al nord, dite noi hotel. Nicola Savino, noi diciamo hotel. Oppure diciamo indifferentemente hotel e albergo. C'è anche la strada di chi dice hotel. No, hotel mi sembra veramente in Puglia. Ma anche hotel in Puglia un pochino, torniamo tra poco. DJ DJ Roma Italia. Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. That truth, it hurts, that damn it hurts. That lovey-dovey shit was not a fan of it. I'm good with my friends, I don't want a man, girl. I'm in my bed, I'm way too fine to be here alone. On other hand, I know my worth. He calling me, why do I feel like this? What's happening to me? Oh, oh, oh. Am I ready? No, this ain't a dope. Am I ready? What you talking about? Am I ready? You can figure it out. To be loved, to be loved. Am I ready? You deserve it now. Cause I want it. That's what I'm talking about. Am I ready? You can figure it out. To be loved, to be loved. How am I supposed to love somebody else when I don't like? I'm too embarrassed to say I like it. Girl, is this my boo? That's why I'm asking you, cause you know I've been through. Am I ready? You can figure it out. To be loved, to be loved. Am I ready?
see what you wanna do. Think I'm ready, ooh, think you like that. Think you like that. When I clap back like that, let me know. The feeling I'm going through, I just can't say I don't love you, 'cause I love you. Yeah, it's hard for me to communicate the thoughts that I hold, but tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth, baby, let me tell the truth. Yeah, you know what I'm thinking, see it in your eyes. You hate that you want me, hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you, happens every time. I don't want this feeling, I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working, 'cause you're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away. Baby, I would die for you.
fantasma. Vabbè, che abbiamo preso la casa di Brad Pitt, che c'erano i fantasmi e che sono arrivati qua anche quelli. Abel Maconan, Tess Faye, The Weeknd. Abel Maconan, Tess Faye, a.k.a. The Weeknd. Che uno si chiede, ma perché cambi nome? Grazie, ti chiami Abel Maconan Tess Faye. Forse è più semplice farsi chiamare fine The settimana. Weekend. The Weeknd, insieme con Ariana Grande su Radio DJ, Die For You, che significa dai, dai, dai. For you. Morirei per te. Le 10:40 minuti, messaggi che arrivano a questo numero. 342-522-1012, forza scrivici! Prima di leggervi un po' di quelli faceti o di farveli ascoltare, voglio mandare un abbraccio a tutti gli amici aquilani che ogni anno oggi si ricordano di quello che è successo 14 anni fa. Io più volte ho detto che una delle mie mille deformazioni mentali, colpa del lavoro che faccio, è avere delle date che quando le leggo sul calendario mi fanno subito illuminare, certo, qualcosa, no? È come se quella data lì di colpo diventasse luminosa come la scritta on air, e io cerco sempre di ricordarmi perché mi ricordo di quella data. Allora, una volta è il compleanno di un mio amico, una volta è una ricorrenza importante, una volta è il 6 di aprile ed è una giornata difficile da dimenticare. Io mi ricordo ancora il 6 aprile di 14 anni fa, c'era la Stramilano a Milano, io l'avevo appena corsa e tornando a casa abbiamo trovato la notizia di quello che era appena, del terremoto, di quello che era appena successo. Parentesi triste, saluto Maria Paola e tutte le ragazze e i ragazzi di L'Aquila che hanno appena mandato un messaggio. Messaggi un po' più leggeri invece. Buongiorno DJ. Buongiorno. Che bello. Che bello. Una cosa che non dimenticherò mai. Vai, una vai. Telefonata anni e anni fa, sì, quando la signora mi dice, facendo lo spelling, sì, H di albergo. Bello. Allora, ma non è immediata, non è immediata. Ci mette un secondo ad arrivare. Praticamente questa signora gli stava dicendo, non so, il suo cognome in vento, sì, sì, e metti che si chiamasse Bianchi, gli, sì, ha detto, allora, B di Bergamo, I di Imperia, A di Ancona, M di detto, Napoli, Bologna, Imola, C di Cesena, H di albergo. H di albergo. H di albergo. Che è come dire A di hotel. A di hotel. Oh, l'ho detta prima, non mi preso veniva. Tavolo, anche tu stai. No, mi sono svegliato stanotte. Sono svegliato perché l'adolescente ieri sera è uscita. Finché non ritorna a casa, c'è un sonno vigile da metronotte, diciamo, un po'. Capito? Allora, prima dicevo dei miei 27 centimetri di polpaccio, che pensavo fossero una misura importante. Circonferenza, sì, misurata ieri pomeriggio. Minchia quanto hai, scusami. No. Aspetta che faccio subito. No, scusami. Sono i e poi da dove Vittorio si prende la misura? Per carità, questo grande sennò interrogativo. Iniziamo con Cainazzo. Bravo, fermati. Ti prego. Per curiosità, mi sono misurato la caviglia, 28, dice Christian, e il polpaccio, 44. È grosso. Faresti la gioia, quindi, di un culturista. Sai che i culturisti odiano, sì, quelli con i polpacci piccolo, grossi, perché è l'unico muscolo che non si riesce a far crescere, sì, almeno non facilmente. Quindi tu avevi? 27. E lui ha? 44. 44. O è alto 4 metri, magari. Insomma. Io telefonerei a quello della copertina di Elio e le storie tese, cioè Giancarlo Bozzo, in questo momento, gli chiederei, Giancarlo, prendi un metro e misurati il polpaccio. Allora, poi, salve ragazzi, siccome sono un po' ignorante, ma mi potreste spiegare qual è la differenza tra hotel, motel, albergo, pensione? Allora, beh, motel è un termine che sta a significare albergo motoristico, sì, cioè un albergo nel quale ci si ferma con la macchina, di passaggio. Non scendi. Sarebbe motor hotel. Motor hotel. Non scendi dalla macchina, dai il documento, sì, come poi questa è la versione italiana. Che come al casello, sì. Esatto, è quella versione lo usa le coppiette. Invece pensione, che cos'è la pensione? La pensione è un albergo di livello più basso tendenzialmente familiare, a condizione familiare. Sì. Non sempre è sinonimo di male, anzi. La differenza tra albergo e hotel non c'è. No, è soltanto la parola italiana o la parola internazionale. Non però c'è. La parola internazionale è stata molto in voga nel momento in cui gli italiani hanno scoperto l'esistenza delle vacanze. Ma adesso albergo
è la parola più diffusa. Hotel lo dicono soltanto Nicola, sua moglie e Alex. Ma no, si chiamano hotel. Se come, secondo te? Cioè, vai al Bulgari, c'è scritto albergo Bulgari. Aspetta. Secondo te, ma guarda, ribalta, come direbbe Silvio, che vive lotta, ribaltamento totale della realtà. Io un giorno mi sono sentito dire H di accappatoio, che bello. È molto bello, eh? Guarda che... Bravi. Neanche Bartezzaghi riusciva a inventarsi una cosa dice, come guarda, quella. Io di solito dico H di accappatoio. Si erano sentiti questi due. A Bellaria, Igea Marina hanno appena montato la ruota panoramica. Vi stiamo aspettando, dice Marco. Bello. Mi viene sempre in mente la ruota panoramica di Bari, sì, quella che c'era fino a poco tempo fa. Ma cioè, anche ancora, recentemente. Che ricordiamo, era la stessa che prima stava a Rimini. Sì. È appena arrivata a Bari, quando noi siamo andati la prima volta per la DJ Ten, ormai 4 o 5 anni fa, quando tu salivi, c'era una voce registrata che ti diceva benvenuto a Rimini. No, davvero? Perché si erano dimenticati di cambiarla. Sì. A proposito di Bari e a proposito di questo particolare, questa cosa ce l'aveva raccontata il sindaco, che ci tiene tanto a far sì che a Bari per la DJ Ten domenica prossima ci domenica siano, non questa che è Pasqua, naturalmente. La domenica successiva. Il 16 aprile. Sì, perché la sequenza è domenica delle Palme, domenica di Pasqua, domenica della Ten. Benissimo, ok? Benissimo. Domenica 16 c'è la DJ Ten e il sindaco vuole mandarvi un messaggio. Domenica 16 aprile venite tutti a Bari, torna la DJ Ten. Bravo. Si corre sul lungomare, si vive la città, si fa festa tutti insieme, perché a Bari sappiamo come ci si diverte e se ve lo dice il sindaco della città vi potete fidare. Grazie a te. Vi aspetto domenica 16 aprile per la DJ Ten. Che ho visto le fotografie recenti di Antonio De Caro, queste dimagrito di almeno 20 kg e io posso confessarvi che ho fatto finta di essermi fatto male, così domenica prossima non devo correre con lui. Perché lui corre. Sinus. Ashin Kamasha Fush. Cos'è? Sinus. Sì? Ashin Kamasha Fush. Credo sia scendi che dobbiamo correre. Andare a correre. Linus. Sì. Ashin Kamasha Fush. Ragazzi, è difficile, è difficile. Non dobbiamo andare a Foggia, sennò sarebbe la Mascia a Foggia. Penso che sarebbe diverso. Più lunga. Buon viaggio a tutti quelli che sono in macchina in questo momento. Buon viaggio. Bravo. Che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada. Amore mio, comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Cerchiamo, non è sul palmo di una mano, e che le stelle puoi guardarle solo da lontano. Ti aspetto dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Spiegare
che Nicola significa spread. Condividete l'amore. Il bike sharing, insomma, una cosa che si può condividere. E l'amore si condivide, perché l'amore da soli si chiama onanismo ed è un altro tipo di sport. Si dice che Cesare Cremonini sia un grande condivisore di amori. C'è grande curiosità intorno al suo nuovo amore, che si dice sia una giornalista. Una giornalista Rai. Questo dice il gossip. Ci sono anche dei nomi che girano. Per carità, non vogliamo mica farci i fatti suoi, però se fosse quella che diciamo noi, è simpatica, è brava, è preparata, è una bella, bellissima brava. Scrittura. Ha una scrittura precisa. Quindi, se il prossimo album di Cesare avrà una scrittografia scritto bene, benissimo. Vabbè, facciamoci i fatti nostri. Esatto. La H di ospedale segnalano in tanti. Ah, giusto. Certo. Ah, già, la H di hospital. Beh, però la però stessa maniera. La H automaticamente sta a indicare quello. E poi mille messaggi di gente che è in coda, ragazzi. Siamo in coda per Ravenna. Il traffico è talmente congestionato che il mio ragazzo che sta guidando sta anche contemporaneamente disegnando. Saluti da Didi e Meci. Che sembrano due personaggi dei me contro te. Potrebbe, ma in realtà essere, sono i loro nomignoli. Simone, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno, cazzo. Ti sento un po' alterato, Ti sento un po'. Dite a Cremonini che la sto godendo, la strada. Certo, Chardelot, buon viaggio. Tra l'altro il povero Simone non è in autostrada da Milano verso Bologna per andare a Riccione, che ne so, in vacanza. No, sta andando a lavorare. E dove devi andare esattamente? A Bologna. Porca miseria. E dove sei? Manco a Modena. Tu scusami, non lo sapevi che oggi era bollino nero dodicesimo d'anno? Me l'avevano detto due amici ieri in diretta. Me l'avevano detto due anni fa, cioè nel senso che è una cosa che si sapeva che giovedì prima di Pasqua si sa. Ma non c'era alternativa, evidentemente. Non c'era alternativa, esatto. C'è un cliente che è lì che ti aspetta, l'hai già avvisato che fai tardi? Sì, che ci vediamo stasera per l'aperitivo. Esattamente. Senti Simone, guarda, abbiamo il nostro fonico storico Alessandro Farolfi, che sei abbastanza... Ciao, ti saluta, ciao. Sei abbastanza indignato, ha detto, ma come? Ma te, se tu sai che devi andare a Bologna, ma dico io, ma prendi il treno, no? Potevi prendere il treno? Sì, ha ragione, ma ho degli spostamenti in città che erano un po'. Perché non hai un solo cliente, ne avrai più di uno, evidentemente. Ne ho più di uno, esatto. E quindi. Senti, a parte la giornata di adesso, che diciamo è una specie di eccezione. Bologna è una delle città dove vai più volentieri, nel senso che se uno fa il rappresentante, come credo che tu faccia, insomma, no? Ci sono posti dove si va più o meno volentieri. Sì. Ecco, non voglio sapere quelli dove non c'è voglia di andare. Bravo. Ma con quale entusiasmo vai a Bologna? Bologna è quella più incasinata. Ah, è incasino, Per muoversi. Cioè, no, è incasinato il pezzo, cioè se la devi attraversare. Quindi è... Insomma, diciamo che Waze ti aiuta spesso e volentieri. L'app del traffico. Vero. L'app del traffico, però oggi si mette a ridere Waze. Si disinstalla da sola. Esce il fumo dal telefonino. Vabbè. Esatto, escono delle faccine. Allora, nel tuo caso, più che buon viaggio, buon ritorno. Speriamo che entro sera tu possa tornare indietro. Sapere, dopo vi scrivo. Scusami, Simone, perdonami. Ci sentiamo magari con la Pina. No, perdonami, dall'altra parte della carreggiata, buttando un occhio, è tutto libero? Ma neanche per sbaglio, perché c'è un incidente anche dall'altra parte. Cioè, no, capisci? È proprio... Madonna, che mal di stomaco che mi sta venendo per conto tuo. Però hai un sorrisetto per farlo. Però stai godendo. Sì. Sarà stronzo, sì. Dillo forte. Sì, molto. Simone, grazie, buon lavoro e buona giornata. Ciao, anche noi, ciao, Simone. Ciao. DJ, chiama Italia. Am I not what you wanted?
for free. He tears me to pieces. I pray that you'll find in love. I've cried so much for you, baby. Evergreen, he tears me to pieces. Myself, had to stop before I break myself. Should've broke it off to thank myself. You didn't deserve me at all, at all, at all. One last time, I see evergreen. Adesso le 11. Community was born three, they stubbed me, and that's a magic number.
does it all mean? Difficult preaching is posthumous pleasure. Pleasure in preaching starts in the heart. Something that stimulates the music in a measure. Measure in the music, racing three parts. Casually see, but don't do like the soul. Cause seeing and doing are actions for monkeys. Doing hip hop, hustle, no rock and roll. Unless your name's Brewster, cause Brewster's a punk. Parents let go, cause it's magic in the air. Criticizing rap shows you're out of order. Stop looking, listen to the phrase and Fred Astaire's. And don't get offended while Mace Dosey-Do's your daughter. A dry camera roll system is now set. Fly around the store under Daisy Productions. It stands for the inner sound, y'all in your Quebec. That the action's not a trick, but showing up a function. Everybody wants to be a DJ. Everybody wants to be an MC. But being speakers are the best, and you don't have to guess. De La Soul Posse consists of three, and that's the magic number. This here piece of the pie is not dessert, but the course that we dine. And three out of every darn time, the effect is where the daisy grows in your mind. Showing true position, this here piece is kissing the part of the pie that's missing, where that negative number fills up your casualty. Maybe you can subtract it, you can call it your lucky partner. Maybe you can call it your adjective. But odd as it may be, without my one and two, where would there be my three? Mace, Posse, me, and that's the magic number. What does it all mean? Focus is formed by flaunt of the soul. Souls before style gain praises by pounds. Common on speakers who honor the scroll. Scroll written daily creates a new sound. Listeners listen, cause this here is wisdom. Wisdom of a speaker, a dumb and a plug. Set aside a legal substance and feed them for now. Get them high off this dialect drug. Time is a factor, so it's time to count. Count not the negative actions of one. Speakers of soul say it's time to shout. Three forms the soul to a positive sum. Dance to this fix and flex every muscle. Space can be filled if you ride like my lumber. Advance to the tune, but don't do the hustle. Shake, rattle, roll to my magic number. Now you may try to subtract it, but it just won't go away. Three times one. What is it? One, two, three. Yeah. That's a magic number. Yo, what's up? One, two, three. And say, children, what does it all mean? Is the magic number, anche se in questo caso bisognerebbe dire 23 is the magic number, yes. Visto che parliamo del signor 23, oggi è giovedì ed è il giorno in cui escono i film ed esce in Italia, esce un po' in tutto il mondo, forse in contemporanea, il film che si chiama Air, che racconta la storia di Michael Jordan, certo. Famoso appunto per il numero 23 che aveva sulla maglietta. Hanno aspettato il 6 aprile del 23, potevano farlo uscire il 23, il 23 aprile, ma magari non era giovedì, forse no. Comunque esce questo film molto atteso, di cui la critica parla molto bene, che ha un sacco di risvolti, diciamo, alle spalle interessanti, perché il film sicuramente è molto carino, ma ci sono anche delle dinamiche personali che lo rendono appunto intrigante. Per esempio, allora, di cosa parla il film? Parla del momento in cui la Nike, che era nata da una decina d'anni, andava abbastanza bene, ma diciamo nel tentativo di fare il salto di qualità e diventare una delle più grandi aziende del mondo, era un pochino in difficoltà. E allora come si fa in questi casi? O si lascia o si raddoppia. Sì. Il tentativo di raddoppiare arriva dall'idea, dalla visione di un manager che si chiama Sonny Vaccaro, si chiamava Sonny Vaccaro, che intuisce che puntando tutto, facendo una specie di all-in su questo giocatore emergente, ma del quale si parlava benissimo, il 21enne allora Michael Jordan, poteva esserci appunto il modo per sfondare in maniera definitiva. Ripeto, l'azienda aveva una decina d'anni, credo che sia nata nel 71, la Nike. Sì. Devo dire, noi c'eravamo, non è che andasse male, anzi. Era un marchio un po' fighetto, diciamo, però i colossi ai tempi erano Adidas, magari Reebok, che ne so, sì. Puma o altri ancora. In ogni caso, puntano tutto su Michael Jordan e il film racconta questa storia, questa specie di scommessa anche molto molto cara, no? E racconta la storia della trattativa fra questo manager, appunto Sonny Vaccaro, interpretato da Matt Damon, e la mamma di Michael Jordan, che nel film è un'attrice di colore molto famosa che si chiama Viola Davis, attrice di colore scelta da Michael Jordan in persona, perché ovviamente loro hanno contattato Michael Jordan raccontandogli appunto di questa idea che avevano e di questo film che volevano fare, e lui ha detto ok, io nel film
non ci devo essere, o quantomeno Ben Affleck, che è il regista, ha deciso che nel film Michael Jordan non c'è mai. Cioè, si vede Michael Jordan in versione azione. Cioè, okay, si vedono, quello vero. Si vedono filmati, okay, d'epoca in cui si vede giovane, più grande. Ma non c'è un attore, non c'è nessun attore che lo in persona, perché dice: è talmente famoso Michael Jordan che chiunque io avessi scelto nessuno ci avrebbe, sì, creduto, e sì, il film sarebbe crollato probabilmente su questa, sì, cosa. È interessante notare, così, un risvolto un po' produttivo, tecnico, che Michael Jordan con l'unghia del mignolo, sì, avrebbe potuto pagare tutto il film lui, cioè, sì, produrlo. Sì, 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 sì. In realtà, ma mi sono fatto questa domanda così, con un colpo d'alito, pago $360,000 al giorno. Cosa è il guadagni di Michael Jordan? Ne abbiamo già Jordan parlato diverse volte. Jordan. Se non ricordo male, vado un po' a memoria, credo che Michael Jordan di royalties dal marchio Jordan, dalla Nike, incassi tipo $150 milioni all'anno. Mm. Sì. Solo di royalties, sì, senza aggiungere nulla. Ed è clamoroso anche che questo successo, appunto, di questo marchio duri nel tempo, anche dopo che Michael Jordan ha smesso di giocare. Diciamo che le nuove generazioni che si comprano le scarpe, la maglia, non sanno neanche chi fosse evidentemente, Jordan. Okay? Evidentemente. Magari qualcuno pensa che fosse Eddie Jordan, quello della scuderia di Formula 1. O qualcuno pensa che fosse lo squalo Joe Jordan. Oppure lo squalo Joe Milan, Jordan. Che faceva adesso, gol di testa. Adesso Jordan è ancora Nike o è una cosa a parte? No, fa parte sempre del mondo Nike. È una divisione che si chiama, appunto, no, Jordan, ma tu lo trovi comunque nei negozi della Nike, sul sito della Nike. Circa il fatto che i giovani non sappiano chi era Jordan, io non sapevo chi fosse Stan Smith. E mettevo le Stan Smith. Beh, sì, ma Stan Smith è un personaggio degli anni 50, 60. Sì, insomma, comunque, no? Sì, Jordan, sì, è un personaggio degli anni 90. Siamo nel 2023. Sì, sì, questo, sì, è, beh, calzante. Conoscevi Fred Perry per caso? No, per nulla. Sapevi che era un tennista? Per nulla, per nulla. Conoscevi Sergio Tacchini? Sì, sì, un po', un po' di anche più lì della linea, sì, della linea. Sì, sì. Beh, insomma, il film racconta questo. Racconta proprio la scommessa. Cioè, non è un film di sport. È un film che racconta, appunto, di rischi imprenditoriali. Certo. E anche un pochino, se vogliamo, del solito trito e ritrito sogno americano, no? Che ce la puoi fare, puoi diventare, sì, quello che vuoi. Il 23, insomma, con la fortuna ha aiutato molto, diciamo, in questa, come, attività, no, imprenditoriale. Come mai? Perché è un numero sì, beh, il 23 perfetto, ma infatti anche Jordan proprio lui l'ha scelto per quello, no, in qualche maniera. No, ho già detto che Jordan non prende una lira dal successo di questo film, no, non, no, è coinvolto, no, minimamente, no, l'unica cosa che business lui ha chiesto, appunto, è di scegliere l'attrice che faceva la sua parte. C'è la un parte business, cioè, per lui cosa vuoi che ma sia? Ma è come far comprare a Fedez un monolocale, no, in Melchiorre Gioia. Questo guadagnerà tanto. Dove, sì, però è una roba piccola. Però la cosa bella di questo film, secondo me, è l'abbinata Ben Affleck e Matt Damon. Sì. Che sono, sì, due attori americani molto famosi, più o meno contemporanei come generazione, però anche molto molto amici. Hanno già lavorato insieme in diverse pellicole. Ben Affleck è al quinto film che fa. Ne ha girati già altri quattro, ma è la prima volta che fa un film, diciamo, che non è un thriller. Caspita, solo cinque film fatto bene. Come regista, come regista, perdonami, come regista. Qui fa una piccola parte, ma il ruolo importante lo fa invece Matt Damon, che a sua volta ha fatto anche lui molti altri film. La cosa più famosa forse di Matt Damon è Jason Bourne, come no, che lo ha reso popolare, insomma, in un mondo parente di Tom Cruise. Sì, mi piace tanto. E di 007. Sì. Jesus Christ, it's Jason Bourne. Jason Bourne. Questo è un meme, questo è un meme famosissimo. Sì. Però bello, vabbè, il momento in cui scegli di vedere Jason Bourne. Dici: ah, per due ore non voglio noie, mi metto qua e guardo un film di spara-spara. Bellissimo. Sì. Bellissimo. Air si chiama il film. In italiano c'è anche un sottotitolo: La storia del grande salto. Ora che stare insieme è reato, non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine. Ma qualcuno me lo ha già consigliato, è un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani, che mi bruciano le mani, che mi chiudo dentro casa per sperare in un domani. Che non puoi darmi un bacio sulla bocca senza riempirti di interrogativi, e giorni allegri sembrano così lontani, quegli abbracci spensierati che scambiavo con gli estranei, quando pensavo che bastasse un po' d'amore a cancellare tutti i nostri mali. E invece cos'è? Adesso cos'è?
questa paura che mi chiude in gabbia, che mi fa pensare a quanto fosse tutto così folle, tutto così speciale. Avrei dovuto darti un altro bacio e dirti aspetta che ritorni il sole, invece di lasciarti andare via, invece di lasciarti andare. Ma ora che la mia casa è splendente, questo disinfettante vorrei potesse disinfettarmi la mente per avere tutto quanto più chiaro, tutto così evidente da poter dire di essere stato un deficiente. Che tempi strani, ho due buchi nelle mani da cui scorrono via i sogni che ho difeso fino a ieri. Li lascio uscire come figli per il mondo, che almeno loro forse sanno dove andare. E ogni finestra sembra un quadro sempre uguale, da cui guardo un mondo fermo che non posso più toccare. Io che speravo che bastasse un po' d'amore per non sentire più nessun dolore. E invece cos'è? Adesso cos'è? Invece di lasciarti andare via, invece di lasciarti andare. È perché so che ciò che ho perso era speciale. Diodato su Radio DJ, le 11:12 in questo istante. Molti segnalano altre piccole cose che hanno a che fare con quello che abbiamo raccontato prima. Per esempio, c'era una bella serie sui Los Angeles Lakers, la squadra di basket che gli appassionati di basket non soltanto probabilmente hanno visto qualche mese fa. In questa serie Magic Johnson, che era il protagonista, c'è un momento in cui deve scegliere il marchio di scarpe che diventerà anche il suo sponsor. È corteggiato dalla Nike in quel momento, che però era un'azienda che era appena nata, e appunto essendo un marchio sconosciuto lui opta invece per le Converse, che erano in quel momento proprio la marca dei giocatori di pallacanestro, no? Le vecchie scarpette rosse di Milano, certo. La squadra di Milano gloriosa degli anni l'Olimpia degli anni Olimpia, 60, Simmental, no? si chiamava Simmental come sponsor. Le famose scarpette rosse erano le stesse Converse che usate voi. Sono scarpe adatte per fare quello sport? Allora, col senno di poi ovviamente no, col senno di allora o quelle, certo. O le scarpe con i lacci e i tacchi, cioè, tu è come, guarda le immagini dei calciatori degli anni 30, avevano praticamente delle scarpe, le Superga che usavano prima. No, delle scarpe di cuoio, ma che sembravano le scarpe delle persone normali, e fino agli anni 70 la maglietta dei calciatori era di lana, anche dei ciclisti. Come di lana? Di lana. Ma perché? Perché il cotone non c'era. No, non era di là, anche quella dei ciclisti. Anche quella dei ciclisti. Se comprate le maglie vintage, quelle della Salvarani, no? Quelle di l'eroica ha una maglia di lana. Sono di lana. Quelle di calcio invernali erano di lana. E prima si parlava anche dei nomi degli sportivi che hanno intitolato, diciamo, una linea di abbigliamento. Le Converse avevano e hanno ancora scritto sul bollino Chuck Taylor, che era un giocatore. Era un giocatore, non era il modello. Scusa, ma i calciatori con la maglia di lana quando pioveva, che succedeva? Si inzuppava, certo. Ma quelli erano uomini veri. Si inzuppava, attenzione, non erano tatuaggi che camminano. Bravissimo, e si inzuppava e si vedeva la pancia.
perché avevano la pancia. Ma che se già te fumava fra il primo e il secondo tempo? Tra il primo e il secondo. Stefano dice: penso che pochi di quelli che si comprano un capo di abbigliamento della Lacoste sappiano che René Lacoste è stato un tennista francese degli anni 20-30. René Lacoste era proprio il nemico giurato di Fred Perry. Giocavano lo stesso sport in contemporanea, uno francese e uno inglese. Se ci guardate dal canale 69 vedrete avrete quanto visto, siamo belli. Avrete visto sicuramente un uovo di Pasqua. Eine Big uovo di Pasqua, sono Ernst Knamm. E questo l'ho fatto io questo sotto la minaccia delle armi di Frau Knamm, mia moglie. Sai qual è la finezza di quest'uovo? Ma ne sono quasi certo. Adesso vado a controllare la copertina. Secondo me è ispirato alla copertina di Christmas with the Young. Certo, l'ho fatto io, certo, ed è buonissimo. Non so cosa aspettate a mangiarlo. Aspettiamo che goda un po' dello spettacolo televisivo, spettacolo poi verrà televisivo. Non ti preoccupare, Ernest, la tua esperienza dovrebbe insegnarti che qui in via Massena le cose durano molto poco. Mettetelo su Instagram, figli di puttana. Sì, adesso facciamo subito una fotografia. Prima che poi viene Samuele Bersani, se lo mangia lui. Se vi capita di leggere del film di cui abbiamo parlato poco fa, cioè Air di Ben Affleck con Matt Damon, viene sempre citato un altro film che li vedeva protagonisti. Ed è forse il film in cui è nata la loro amicizia. Spesso abbiamo detto ultimamente, secondo me con anche un fondo di giustezza, che peccato che non si facciano più film di quel tipo. E che tipo di film era? Beh, era un film tipo L'attimo fuggente, che si chiamava Will Hunting. Diciamo l'abbinamento viene spontaneo perché il protagonista genio principale ribelle, no? Will Hunting, genio ribelle, sì. Italia, il protagonista principale era Robin Williams dell'attimo fuggente, ma anche di Will Hunting, anche di Will Hunting, e anche qui Robin Williams faceva la parte del professore. È la storia di un istituto, di un collegio dove c'è un insegnante di matematica che è Robin Williams, l'MIT, il famoso MIT, ok, a Boston. Che scrive su una lavagna un compito di matematica molto difficile e non lo cancella, dice, finché qualcuno non lo risolve. Passa Matt Damon, che è una specie di disadattato in quel momento. Lì faceva le pulizie lui. Un ragazzo un po' difficile che fa le pulizie, si ferma davanti alla lavagna e lo risolve. E poi il resto ovviamente è la storia del film. Non si fanno più. No, è vero, vero. Non è una cosa, è vero, un genere di film che è un pochino passato, perché eravamo un po' più ingenui. No, noi perché ti spiego, bisogna capire delle cose, capire, sì, stare lì, sì, non si matematica. Può mettere su TikTok in 3 minuti, tre minuti, quanto ottimismo, un minuto e mezzo, 12 secondi. Sì, potrebbe essere una spiegazione, esatto. Vabbè, insomma, andata un po' a scemare. Ho fatto un cenno un po'. Sì, un po' sotterraneo. Fra un po' sarà telepatia. Bravo. Ma tra me, I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the
walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up, my shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me. Till then I walk alone. Of Broken Dreams, il viale dei sogni infranti, un po' tipo Sunset Boulevard, yes, che è il viale del tramonto, invece. Che ho visto recentemente, ormai sto vedendo solo fin da vecchia, Linus. Guarda, ma proprio... l'hai visto un pezzettino o l'hai visto no, l'ho visto tutto, tutto. Sei arrivato fino alla fine? Fino alla quando fine, lei, che è la scena quando madre. Lei sta per essere arrestata. Beh, ma prima chiede di essere presentabile. È una diciamo, cosa meravigliosa, e scende da quella scalinata. È un delirio. In cui quindi lei... questo me lo ricordo benissimo, anche se ha 200 o 300 anni. È un po' più recente Will Hunting, il film di prima, ma non me lo ricordavo benissimo, tant'è che in molti hanno scritto è giusta la cosa di Matt Damon che faceva il bidello e risolve la questione di matematica, però è confuso il ruolo di Robin Williams che non faceva il professore ma faceva lo psicologo. Lo psicologo. Sì, c'è uno che lo spiega meglio. Robin Williams è lo psicologo a cui lui viene assegnato dalla facoltà di matematica per cercare di smussare gli spigoli del suo genio ribelle. Ok, d'altronde lo sufficiente, dice, sufficiente, sì, sì. Non ci sono più i film di una volta, scrive un'ascoltatrice, credo, vero, però ieri ho visto per l'ennesima volta, dopo un bel po', Ghost, e a parte gli effetti speciali un po' così, è ancora spettacolare. Nere, no, sì. Sai cosa succede? Idem che è in Ghost, Dido. Ah, Dido. esatto. No, i film degli anni 80 con gli effetti speciali, al di là del fatto che gli effetti speciali fossero un pochino arrangiati perché erano altri tempi, non si adattano con i televisori che abbiamo adesso. Anche, e quindi sì, diventano ancora meno efficaci perché è cambiato proprio il tipo di la pixelatura, chiamiamola sì, come invecchiano precocemente. No, non è che invecchiano perché sono fatti male, si vedono male. E quindi sono meno efficaci. Sì, a meno che non ci sia stato un restauro. Ci può essere sì, anche. Sì, a tal proposito, anche con la musica succede. Ennio Morricone aveva uno studio di sempre registrazione. Sempre qua a parlare di Ennio Morricone. Ennio quante Morricone. Canzoni belle ha fatto Ennio Morricone? Tantissime. Colonne sonore indimenticabili. Aveva uno studio di registrazione che credo esista ancora perché lui lo affittava sotto una cattedrale a Roma. E lui registrava lì, aveva delle casse. Quando sono arrivate delle casse nuove che gli permettevano di ascoltare con una qualità migliore della precedente, sì, si è accorto che in una registrazione che lui stava per dare alle stampe c'era il rumore del tram che andava sopra al tetto dello studio. E lo affittava quello studio lui anche? Beh, lui sì, è uno studio che può però essere... Però a quanto l'avrà affittato? Beh, secondo me almeno 20.000 euro a settimana. Barbone. Come barbone? Perché... Dai, ma dove vivete, ragazzi? Lo queste, studio di Drake. Queste radio DJ, non sapete le notizie Drake importanti. Qual è? Drake, il genio assoluto. Il genio assoluto Drake affitta il suo studio. Bello, sì, indubbiamente bello. Certo, però bello. Attenzione, ve lo affitta nel caso vogliate farci un disco. Ma secondo me quelli che lo vanno ad affittare sono soltanto degli imbecilli che vogliono buttare via i soldi. Fanno per una foto per farsi la fotografia. Sicuro che è così. Una puntata di The Vibe, volentieri. Lo studio viene affittato a $250,000 all'ora. Senza tecnici che lo usino e senza Drake che magari senza è lì Drake, che fa un ovviamente featuring. Ci mancherebbe adesso voi anche Drake insomma. No fuori, io vado nell'oltrepò per una vita intera. Allora Damon e Affleck, che sono appunto molto amici, erano amici prima ancora di diventare famosi, andavano al liceo insieme e tenevano un conto comune per poter gestire le spese dei provini cinematografici. Giuseppe da Erba ce l'ho appena
comunicato. Erba nel senso di Green Day, ovviamente. Esatto. Insomma, visto la canzone di poco fa. E poi c'è una domanda interessante che ci pone Domenica. Domenico, sono curioso, 25 anni fa circa, come facevate con i messaggi degli ascoltatori? Non c'era internet, gli SMS fax erano molto rari, quindi c'era il fax. Fax. Sì, ma fax. 25 anni fa era il 1997-98 e la radio che si faceva allora era molto poco interattiva. Meno interattiva, molto, sicuramente molto, molto di meno. Adesso siete abituati che tutte le radio, noi comprese, ciao che fate, sì, se c'è anzi, spesso vivono dei messaggi che mandano gli ascoltatori. Una volta questa cosa c'era, ma era molto piccola. E comunque il primo strumento, le telefonate. Esatto, c'era un centralino, c'erano i fax. C'erano. Questi fax, molti di quelli che arrivavano a questo programma, sono stati raccolti in un libro. Sì, Linus chiama Italia. Allora, poi ce n'è stato un altro di libro. Lascio un po' di ironia sulla sua faccia, che peraltro quello lì è il mio libro preferito. Ma di Linus, figura degli altri. No, poi c'è stato Parli sempre di corsa, sta per uscire Parli sempre di infortuni, che è l'ultimo. Poi no, adesso hai smesso di parlare di corsa. Hai smesso di parlare finalmente, di corsa. Esatto, sottotitolo. Esattamente. Ah, state questo, ascoltando Radio DJ. Questa la voglio ballare. Tienimi la borsa che devo andare a ballare. Notizia anche per quelli che sono ancora in macchina a destinazione Bologna e magari anche Riviera Adriatica. Simone, l'ascoltatore di prima, sì, che doveva andare a Bologna per lavoro e che era bloccato a Modena da parecchie ore, subito dopo la telefonata con noi, come vedi, per magia, vedi, come per incanto, tutto vedi, quanto si è sbloccato ed è arrivato a Bologna. Bene, la radio lo fa. Siamo come a serie TV Christian su Sky, con la sola imposizione delle mani. Alinus, ti sono venute le stimmate. Dai, Alinus!
Io vi ho mandato un fax del lontano 1998 e lo avete letto in diretta, dice, vedi? Rossana. Vedi? Lontano, vedi. 1998 è l'altro, sì, giorno. Sì, certo, assorta, 25 anni fa. 25 anni fa. In multisala c'è un'idea bellissima da parte di un'ascoltatrice. I multisala potrebbero dedicare una sala ai film vecchi. Beh, vabbè. Beh, esistono già i cinema de sé. Sì, in effetti sì. Quindi, però volendo ci sarebbero. Però il cinema... fatto che tu non lo sappia la dice lunga sulla e frequentazione. Perché, ragazzi, lasciatevi guidare da uno che fa 100% Italia, perché l'Italia è fatta all'80% da piccoli paesi, da paesi con picco, con meno di 100.000 abitanti. Senti, secondo te Samuele se lo mangia quell'uovo? No, credo di no, tutto intero no, quindi lo spostiamo. È in ritardo Samuele, però qualcuno l'ha già rotto. No, è arrivato. Lo sentiamo tra pochi minuti live su Radio DJ. Perfetto. Volevo dire, chi è che ha rotto il filo di quella cosa? Sono stato io, Instagram. DJ Padre mio, non ti ucciderò. Fino a dove posso spingermi per amore? Padre mio, ho già il vestito buono. Fino a dove ti sei spinto per raggiungermi? Non ho più paura del buio di questa città. Non ho più paura, non ho più paura, non ho più paura, perché sono stata l'eccezione delle regole del mondo. Disperato, amore mio, non andartene più. Sono stata anch'io bambina, ma solo qualche secondo. Disperato, amore nuovo, quanto male mi farai. Sto ancora ad aspettare, tra giocattoli e pistole. Resta qui, non mi sparirai. Guarda com'è, quante volte mi hai ferita già. Anche io oggi ho il vestito buono. Guarda com'è, ho riempito. Si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono. Lei la figlia di un'americana trapiantata a Roma e lui un figlio di puttana ormai disoccupata. Con le loro lingue al
spaventerai con le mie paure. Un giorno che mi dirai le tue, troveremo il modo di rimuoverle. In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore. E su di me puoi contare. Io vorrei avere Enex Anax. Quando litigavano avrebbero potuto fermare anche il traffico di New York. Uccidersi al telefono. Lei si calmava e lui la ritrovava nuda sulla sedia. E poi sovrapponevano il battito cardiaco. Se non ti spaventerai con le mie paure, un giorno che mi dirai le tue, troverai modo di rimuoverle. In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore. E su di me puoi contare per una rivoluzione. Tu hai l'anima che io vorrei avere. Enex Anax si anestetizzavano con le loro lingue al gusto di mente marijuana. E poi si addormentavano. Come se fossi imbarazzato, sai che a volte essere imbarazzato era un modo sì. elegante per dire un'altra cosa, sì, no? Quando avevi la pancia un po' in disordine si diceva sono imbarazzato. Tant'è vero che la donna incinta in Sud America si dice imbarazzata. Ah, vedi, invece da noi si dice in stato interessante. Esattamente. Che anche quella è una cosa che dovrebbe essere spiegato. Io sono imbarazzato per quanti messaggi stanno arrivando, molto belli, durante l'ascolto di questa canzone. Sembra quasi che li abbiamo messi apposta qui sul monitor per fare un po' di piaggeria. Con gli artisti. Samuele, e invece non ne hai bisogno, sei anche abituato. Samuele, buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuto. È arrivato sul filo di lana perché i treni erano un pochino in ritardo sì. Ma ce l'abbiamo fatta. E chi è quell'osco figuro che ti porti dietro? Vittorione Cosma. Vittorino. Un terrone prestato a Milano da 35. Come stai, Vittorio? Bene. Ma ti ho visto in televisione al Festival di Sanremo che dirigevi l'orchestra. Ah, certo. Sempre divertente. Cosa hai diretto quest'anno? I Coma Cose. È vero, hai ragione, mi ricordo. Grande anche avete qualità. Già fatto insieme cose voi, sì, Coma e Cosa avete fatto. Ma intanto lui, se non sbaglio, nel 2012, l'ultima volta che ho fatto Sanremo, a diretto, è vero, con una canzone molto minore,
è venuto a dirigere l'orchestra. E comunque abbiamo vinto il premio della critica. Nonostante fosse minore, pensa se era bella. Ma perché Samuele si butta giù, devi gasarti un po' di più, io te lo dico. Sì, mi butto giù, però quella ad esempio non la faccio più dal vivo. Quindi una ragione ci sarà. Come si chiamava? Un pallone. Ma era bella. Ma insomma. Ma si può. Ma io dico, ma io deve essere cantante che denigrano le sue canzoni. Deve essere come una cosa dei romagnoli, perché anche De Luigi quando arriva. Ma ho fatto un film, boh, sì, dai. No, però non è sempre così. No, quando, certo. Quando sei convinto che una cosa sia bella e non funziona, ti dispiace un casino. Certo. Quando ne sei meno convinto e non funziona, si passa oltre. Senti, è curioso che una canzone come quella che abbiamo appena messo, che ha per titolo Due medicinali, sia diventata un classico. Beh, ma... intanto è uscita in un periodo in cui ancora si sfoggiava proprio, si sfoggiava poco e si esibiva poco il proprio malessere, il proprio disagio, probabilmente, sì. E poi è una canzone bella, al di là del titolo, con i due psicofarmaci. Sì, una canzone di amore disperato. È una canzone che mi fa venire in mente sempre i miei genitori, che comunque stanno, nonostante tutte le problematiche, stanno insieme dal 66. Ecco. Sai che mi colpisce sempre tanto il fatto che tu abbia sempre presenti i tuoi genitori. Ma così come li ho assenti nella vita del quotidiano, perché io alla fine abiti a Bologna da solo, da quando avevo 21 anni. Vi sentite spesso? Abbastanza, sì. Sono i miei riferimenti. Mio babbo è un insegnante di musica, direttore anche d'orchestra. Parli al presente? Certo che parlo. Lo fa ancora? Certo. E lo fa, insomma, sempre di meno, perché c'ha anche 86 anni. Suonava anche lui. Sì, un flautista. E soprattutto un direttore d'orchestra. Quindi tu sei cresciuto, come raccontano le tue biografie, orchestrando Bach con un grissino. Sì, no, questo è vero. La domenica mattina mi piaceva molto mettermi davanti lo stereo a dirigere Von Karajan, che dirigeva. In fondo io mi mettevo davanti a un disco col grissino, come avranno fatto tanti altri. La cosa della quale ci state per parlare ha un legame, no? Assolutamente, con questo, assolutamente. Cioè con la... Beh, Vittorio è qua perché è lui che riarrangerà le canzoni per queste due date molto importanti per me, l'8 e l'11 giugno. Sì, Vittorio c'era già anche nel 2015 quando avete fatto il primo concerto. Vittorio ha già realizzato gli arrangiamenti, poi ti lascio parlare, Vittorio. No, parlate di me come se fossi passato a miglior vita. Esatto. C'è stata una collaborazione che è iniziata appunto nel 2012, poi nel 2015 abbiamo fatto questo unico concerto qua a Milano. Al Dal Verme. Cosa che andremo a rifare adesso, dopo 7 anni, sia a Milano che a Roma. 8 a Milano e 11 a Roma. È una specie di mandala, è stato nel 2015, sì, perché era una botta solamente di riarrangiamento di tutti i pezzi. Tutto di Samuele, quell'impegno per una sola per sera. Per una sola volta. E da allora per 7-8 anni abbiamo potuto. E di quella volta che cosa rimane? Nel senso che adesso dovete ripartire da capo o avete gli arrangiamenti già scritti? Gli spartiti, quelli di quella volta li teniamo. Gran parte li teniamo, poi ci saranno dei brani nuovi. Sì. Poi di quella volta sono rimasti due brani che sono inseriti nel tuo disco del 2016. Sì, vedo che sei sì. No, in realtà è soltanto uno è entrato nel disco del 2016, che è Spaccacuore. Spaccacuore. Secondo me sotto Samuele vorrebbe fare un concerto con i pezzi di Celentano. A me non dispiacerebbe. No, facciamolo. Senti Vittorio, no, è una cosa che non ci siamo mai chiesti. Ma tu, io so tutto di te, lo conosco ogni tanto. Ma tu hai fatto studi classici, cioè hai studiato la... Ho studiato da privatista, sempre un po' per strade strambe. Ho fatto gli esami al conservatorio di pianoforte, poi il jazz mi ha rapito, mi ha preso. Però Patrizio Fariselli, il tastierista degli Area, è stato il mio maestro. Vabbè, quindi avere uno che avevo sul poster che mi insegnava. Però ti piace il pop? Ah, pensavo qualcos'altro. A te ti piace il pop? Si può fare una rivelazione. Allora mettiamo un'altra canzone, sempre in versione orchestrale, questa è ancora più conosciuta visto che si intitola Spaccacuore, e questa è Radio DJ. Spengo la TV e la farfalla pesa cade giù, succede anche a me, è uno dei miei limiti, io per un niente vado giù. Se ci penso mi dai brividi, me lo dicevi anche tu, dicevi tu.
ho mandata via. Sento l'odore della città. Non faccio niente, resto chiuso qua. Ecco un altro dei miei limiti. Io non sapevo dirti che solo a pensarti mi dai brividi. Anche a uno stronzo come me, come me. Ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare. L'amore spacca il cuore, spara, spara, spara amore. Tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare? L'amore spacca il cuore, spara, spara, spara dritto qui. So chi sono io, anche se non ho letto Freud. So come sono fatto io, ma non riesco a sciogliermi. Ed è per questo che son qui, e tu lontana dei chilometri, che dormirai con chissà chi, adesso lì. Ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare. L'amore spacca il cuore, spara, spara, spara amore. Tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare? L'amore spacca il cuore, spara, spara, spara dritto qui. L'amore spacca il cuore, spara, spara, spara amore. Tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare? L'amore spacca il cuore, spara, spara, spara dritto qui. Spacca cuore, Samuele Bersani con l'orchestra su Radio DJ. Samuele Bersani che sarà il giorno 8 di giugno a Milano, sempre al Teatro Dal Verme, che però a quel punto è sold out, non venite. Ma tre giorni dopo sarà a Roma all'auditorium. Sì, all'auditorium all'aperto. Posso aggiungere una piccola cosa? L'orchestra dei pomeriggi musicali. Assolutamente, sì. Seguito. Saremo in 40 sul palco. Di pomeriggi musicali è un nome che gli avete attribuito voi? No, si chiama così. Loro, no? Perché sa un po' di vintage, sa un po' di fanè. Voglio sapere se ti ricordi quando hai scritto questa canzone. Sì, mi ricordo che è rimasta in finta inglese per un bel po' di mesi. Anche questa? Sì, e ti ricordi anche di questa? No, non me lo ricordo come facesse. L'ho fatta di notte nello studiolo di Lucio, perché Lucio quando partiva per i tour, parliamo appunto del 94-95 già, mi lasciava lo studiolo suo. Cosa che non ha fatto con tantissime persone, e io la notte andavo lì, spistolavo, e mi ricordo che ho scritto sta roba verso le 4
e alle 6 sono uscito proprio euforico dal portone. C'era il bar aperto. Che bello. Il, quando ancora c'era solo lui che puliva le tazzine, aspettava i primi clienti e io ero l'uomo più felice. Ma eri del da mondo. Solo in studio? No, con mio cugino Marco che adesso vive in Africa. Cosa ci fai in Africa? Questa è una bellissima storia. Ma c'è una cosa normale nella vita di questo ragazzo? La storia del cugino Marco è molto interessante. No, di dov'è Marco? Il diplomatico. Di dov'è? Di Cattolica. Di Cattolica. E perché lui era in studio con te? Perché frequentava all'epoca scienze politiche a Bologna. Cioè, ma non aveva un non per non è che suona. Era solo un supporto morale. No, era all'epoca era la persona che frequentavo di più e passavamo tanto tempo. Ok, è cugino per quale motivo? Perché e siamo cugini di secondo grado. Sono cugini miei, mio babbo con i suoi. Sì. E adesso dove in Africa lo sai? Adesso credo che stia in Tanzania. In Tanzania, quindi Africa nera. Insomma. Sì, ma ha cambiato tanti luoghi. Prima è stato in Congo. Diplomatico vuol dire che lavora per... mi fermo qua io, ma perché okay, se no comincio a sparare diventa cazzate, anche un po' fatti suoi, ecco. No, cosa vuol dire fare un provino? Con cosa lo facevi? Come viene? Cioè, semplicemente la sorgente di questa canzone, quale passaggio è stato? Beh, è stata la strofa, perché avevo l'Re di Mille, che era un bel pianoforte all'epoca che Lucio lasciava in studio, e l'ho fatto è Roland, ed è quello di Caruso. Quello di Caruso, esatto. Sì. Cioè, su quella stessa tastiera è nato sia Caruso che... No, su diciamo nel disco Lucio usava Caruso, ma lui l'ha scritto invece, come già si sa, nell'albergo famoso. Sì, costiera amalfitana. Sì, si ruppe la barca, il motore, andò poi nella stanza di Caruso e venne fuori il pezzo. Sì, ricordiamo sempre la che tre quarti delle cose che raccontava lui secondo la leggenda, era completamente inventato. Guarda, Fellini... aveva raccontato una volta, aveva fatto una lista dei più grandi bugiardi. E c'era dello spazio riempipista. C'era al primo Lucio Dalla, al secondo Pinocchio, al terzo Federico Fellini. Figurati. Ce lo diceva anche di se stesso. Sì. Vabbè, Emiliani, senti, Romagnoli. Ti risulta che andava nella piazza centrale di Bologna, che andasse nella piazza centrale di Bologna insieme a Bibi Ballandi, distraessero una cartolaia? Forse Bibi distraeva la cartolaia e Lucio ciulava o ciuffava, come diceva lui, una matita? Potrebbe essere. Io questa storia non l'hai mai sentita. Non la so. Questa la raccontava Ballandi. Non lo so. Quindi potrebbe essere affidabile. Non lo so. Guarda, Paola, che ora lavora con me ed è la mia manager, è stata per 29 anni la segretaria proprio personale di Lucio. E qui la stiamo guardando e non sembra. Non aveva che corrisponda a verità. Matite, no. Okay. Non avevo. Le ha portate tutte nel mio. Ma sì, dice. Così. Torniamo un po' all'orchestrazione. Come si fa? Da cosa si comincia, Vittorio? Si comincia da pianoforte e melodia sostanzialmente. E poi devo assolutamente ringraziare anche Stefano Cabrera, che è un violoncellista degli New Quartet, che mi ha aiutato nel trasporre per orchestra queste armonie. Come si fa? Si cerca di abbellire, adesso è un termine, di arrangiare, di rendere diversa dal solito. Ti faccio un'altra domanda, solito. Questa in effetti era un po' superficiale. Tutte le canzoni migliorano diventando orchestrali? Non è obbligatorio? Dipende, cioè, gli si dà più importanza, ma poi alla fine... Diciamo che devi essere capace di dare importanza ai lati importanti e non strafare, cioè non voler mettere del mio per forza su un brano che già... Ti permetti di chiedere al cantante, guarda, qua secondo me, visto che c'è questo arrangiamento, potresti fare... Perché non provi a farla così? No, ma i termini sono molto meno diplomatici, soprattutto da parte di Samuele. No, qua non funziona, è una cagata. Vabbè, qui invece è più bello. Noi ci interfacciamo, così è successo anche appunto 7 anni fa, abbiamo fatto 2 o 3 giorni di prova. In quei 2 o 3 giorni io mi sono anche permesso di dare un po' di consigli, abbiamo quindi aggiunto delle cose. Diciamo che quello che io so è quello che non voglio. Io non voglio mai il kitsch. Ok. E c'è il rischio delle volte, se non stai attento, no? Cioè, cosa vuol dire in questo caso il kitsch? Ma troppi orpelli, barocchismi, eccetera. Cioè, nella mia testa, per fare questa cosa di una canzone, si prende la canzone stessa, la si mette a nudo, cioè esatto, rimane proprio l'essenza, come una persona senza vestiti, e poi la si riveste con un abito completamente diverso. È proprio così. E quindi è importante che la canzone, così come la persona, a nudo, sia bella.
Assolutamente, cioè, sì, lì capisci, sì, veramente, sì, se però, è bella, sì, no? Scusatemi, sì, ma tipo con Freak riuscite a farlo? Ma possiamo anche riuscirci, ma insomma, non secondo me non ci guadagna la canzone. No, no, perché poi ha un una... certo. Sì, esatto, i pezzi più leggeri ovviamente vanno assecondati, è inutile cercare di renderli super seri. Diventano maturi. In America, i coccodrilli vengono fuori dalla doccia, no, bisogna tenerla veloce. Sai che Miki, che tu prima hai nominato fuori onda mio figlio, che adesso fa un po' di cose, sì, di mixaggi, no? Fa un programmino il venerdì sera sulla radio in cui si diverte a scoprire canzoni, ma molto diverse fra di loro, anche italiane, e a in qualche modo renderle compatibili, ma cose molto differenti. Ieri sera gli ho detto che saresti venuto e mi ha detto: papà, sai che ci sono delle canzoni di Samuele che per me sono così belle che io non le voglio usare nel mio programma, perché so che se le uso nel mio programma non mi piacciono più, perché devo passarci, non so, un'ora sopra continuando a risentirla, che magari anche finché non la metto in tonalità, spipolarla, no? Certo. E allora evito di farlo, anche se vorrei farlo. No, invece fallo, provaci, mi farebbe molto piacere. Ti do l'autorizzazione, sì, ti do l'ordine, lo saluto da qui. Bene. Allora, abbiamo detto tutto, credo a Paola, abbiamo detto tutto? Perfetto, tutto. Allora, Milano tutto esaurito, a Roma c'è ancora qualche posto. L'11 giugno vi aspetto. L'11 giugno. Roma. Grazie ciao. Vittorio, grazie. Ciao, Sara. Grazie, ciao, a voi. Ciao. DJ, chiama Italia e non ti passa la voglia di ascoltare DJ, chiama Italia, la trasmissione DJ.